Buongiorno e buon anno ragazzi, buongiorno e buon anno. Allora, questo è un video fritto misto, diciamo. Fra 3 giorni finalmente riprende il campionato, poi ho dato una sbirciata anche al calendario di Formula 1 quest'anno e comincio proprio da quest'ultimo. 24 Gran Premi, torna il Gran Premio della Cina, Covid permettendo, perché secondo le ultime notizie qualcuno è nostalgico delle chiusure, mandatelo a fare in culo, compresi i cittadini paurosi, mandateli a fare in culo, mandateli, che non ne posso più di questi cretini, non ne posso. Io capisco uno che si fida del vaccino e queste cose qua, io lo capisco benissimo. Il tempo e la storia ci diranno se ha fatto bene o ha fatto male o se è metà. Io personalmente credo che sia stato in parte utile, in parte, ma che ci sono tanti aspetti da chiarire, tanti. Perché siamo stati colti letteralmente impreparati. Dicevo, torna il Gran Premio della Cina, torna però stavolta in pianta stabile il Gran Premio del Qatar, all'USAIL. Hai voglia a parlare di diritti umani e di cazzate quando c'è la volgar pecunia o il vil denaro, come lo volete dire voi, tutto passa in cavalleria. 24 Gran Premi, bello, direi, una stagione bella, ricca, piena, che però delle volte può anche essere un'arma a doppio taglio, cioè, perché se si ripete quanto è successo lo scorso anno, brutto di lo scorso anno, fino a novembre, se si ripete quanto è successo il passato campionato, poi ragazzi, le ultime gare diventano veramente un'agonia, una noia, non lo so. Quindi speriamo ci sia un po' più di concorrenza. Io non so cosa accadrà alla Ferrari, ragazzi, io veramente non so cosa accadrà alla Ferrari. Non so che cazzo aspettarmi. Non so cosa aspettarmi. Certo non abbiamo finito benissimo, questo è poco ma sicuro. E chi si aspetta già grandi cambiamenti? Signori, non è così. Non è così. Binotto l'abbiamo crocifisso in ogni modo. E spesso ha ragione. Perché le cazzate fatte ai box sono veramente da entrare in TV e pigliare a schiaffi l'intero box. Quando abbiamo visto quest'anno. Quanto all'affidabilità, raga, purtroppo quando si fa un salto di competitività, purtroppo ci sta. Tutte le macchine che hanno fatto un salto di competitività da un anno all'altro hanno avuto problemi di affidabilità e purtroppo ci sta, è successo in McLaren, è successo in Williams, ora è successo a noi. Ci sta ragazzi, ci sta. Però onestamente, come vedo la Ferrari io quest'anno, raga, speriamo davvero abbiamo azzeccato a fare la macchina. Dicono bene del motore, però finché non lo vedi comparato agli altri, alla concorrenza, sono tutte frasi che non servono a nulla. Dicono che il motore sia migliorato dal punto di vista aerodinamico, avevamo un buon vantaggio, poi la famosa direttiva, che ora non ricordo il numero, ha un po' appaiato le cose. Appaiato, oddio, di lì in poi la Red Bull ha preso a volare, la Mercedes quasi ci supera in classifica, perché nelle ultime gare la Mercedes c'era superiore quasi a prestazioni, comunque o era a pari livello, ragazzi. Qui c'è da aspettare marzo, perché possiamo fare, perché già lo conosco il ferrarista
speranzoso. Non mi piace dire ferrarista medio, perché io chi cazzo sono per attribuire patenti di ferrarista medio agli altri? Io non faccio come certi juventini. Dicono che il motore sia migliorato. Ora, premesso che dal punto di vista aerodinamico comunque la macchina c'era, ora l'unica incognita è il consumo delle gomme. È il consumo delle gomme, che l'anno scorso la Red Bull ha fatto vedere di essere, tranne quel mese e mezzo fra giugno e luglio, ha fatto vedere di essere competitiva in ogni condizione, in ogni circuito, e di approfittare dei nostri errori quando è capitato che eravamo superiori e abbiamo fatto delle cazzate. Certo, sarà un anno in cui la testa dei piloti conterà molto. La testa dei piloti conterà, e tanto, perché, e qua tra poco mi collego al discorso Juventus, su Sainz quello era e quello è. Mi aspetto un pilota capace di stare nelle prime file, capace di tirar fuori ogni tanto una prestazione monster, un pilota che ha sempre mostrato costanza nella sua carriera. Solo che mostrare costanza ad alti livelli è un po' più dura, e quindi vediamo un po' cosa combinerà Carlos. Certo, lui il DNA vincente ce l'ha in famiglia, e anche se l'anno scorso da questo punto di vista della mentalità mi ha un po' deluso Sainz, però. E poi c'è Leclerc. Ragazzi, io non lo so, su Leclerc il discorso è molto lungo. Io faccio il parallelo con Vlahovic, no? Però sono due situazioni diverse. Vlahovic, Leclerc arrivano in Ferrari e alla Juve con grande entusiasmo, con voglia di spaccare il mondo. Poi le avversità un po' incidono sul loro morale, e ora vedi, qualcuno sta già celebrando la partenza di Vlahovic e dando come al solito la colpa ad Allegri. Vabbè, ma io oramai mi sono anche rotto il cazzo di fare questi discorsi. Veramente di discorsi per abbindolare gli allocchi gli anti juventini, vabbè. Stavo dicendo Leclerc aveva molta voce in capitolo. L'arrivo di Vasseur è tutto fuorché casuale, perché l'arrivo di Vasseur è un po', con l'arrivo di Vasseur si vuole un po' ricalcare quanto accadde fra il 96 e il 97 con Michael Schumacher. Prima prendi lui, poi pian piano ti prendi i suoi uomini di fiducia, e questo, tornando a Sainz, prefigura inevitabilmente un ruolo da seconda guida. Quindi vedete quante incognite. Leclerc in pratica sarà il leader della squadra a questo punto. Con l'arrivo di Vasseur io devo pensare questo: si prende un pilota, si piglia i suoi uomini di fiducia e si ispira. Ora però la grande incognita, come ho detto prima, riguarda la macchina, perché ragazzi, se la macchina continuerà a essere inferiore di molto alla concorrenza, e non so quanto ci resta a questo punto Leclerc in Ferrari, non so davvero quanto ci resta Leclerc in Ferrari, fermo restando l'approssimarsi alla fine della carriera di Lewis Hamilton. A proposito, Michelino Schumacher, che non sarà fra i 20 partenti della stagione, ha firmato con la Mercedes. Onestamente non ne sento la nostalgia, non è il cognome che ti fa, che porta le vittorie, altrimenti sapete tutti,
come sarebbe stata la roba. E questo, l'anno scorso, bene o male, c'era la consapevolezza che sarebbero cambiati tutti i regolamenti tecnici, e si aveva la consapevolezza che pur nei suoi limiti la squadra aveva lavorato, già lavorava da, in pratica da fine 2020 al 2022, già lavorava in prospettiva 2022. Alcune migliorie si videro già nel 2021, poi col cambio di regolamento abbiamo avuto questo inizio di stagione molto positivo, e poi dopo la modifica dei regolamenti e anche un po' prima siamo caduti nei soliti peccati. Poca, pochissima roba dal punto di vista politico, confusione la prima difficoltà, e questo, diciamo, a questo si è voluto porre rimedio cambiando un po' il management ai box. Però signori, a proposito di management ai box, come dissi io, come ho dissi in altri video, come ho detto in altri video, ok, d'accordo, non era più aria per Binotto, diciamo, non era più aria dopo il finale di stagione deludente, non era più aria per Binotto. Però adesso chi arriva dopo Binotto deve fare meglio, deve fare meglio, obbligato a fare meglio, altrimenti vorrà dire che il problema non era solo Binotto. Per esempio, se ai box ogni tanto mi fanno la fesseria, e per box intendo cambio gomme, tutte queste robe qua, lì poco c'entra Binotto, lì è, non so, è questione di concentrazione, di tensione, di paura di sbagliare, lì è questo il problema. Se dal punto di vista della tattica, cioè degli errori tattici, cioè lì Binotto è seduto lì al muretto e quando si vedono certi errori, cioè un Jean Todt avrebbe messo in fila e presi a calci nel culo tutti questi ingegneri, questi tizi qua. Evidentemente Binotto non era capace al punto da far imbestialire Leclerc, per il quale, che molto c'entra secondo me con il giubilamento o la giubilazione di Binotto, non so se si dice giubilamento o giubilazione, ho dei limiti anch'io. È da vedere, perché adesso le scuse sono finite, le scuse sono finite, la Ferrari non vince da troppo tempo, non vince da troppo tempo, almeno il mondiale costruttori, non dico di vincere il mondiale piloti, perché sarà durissima anche quest'anno contrastare quelli là, sarà durissima anche quest'anno, e quest'anno forse ancora di più, perché anche lì, anche in Red Bull, secondo me le ambizioni di Checo Perez saranno molto ridimensionate, molto, come vedete si torna all'epoca del primo e del secondo pilota, inevitabile. Paradossalmente l'unica scuderia che potrebbe puntare su due piloti è proprio la Mercedes, che in questi anni ha fatto scuola con lo scudiero Bottas per quanto riguarda prime e seconde guide. Paradossalmente quest'anno la Mercedes potrebbe essere l'unica a giocarsela con entrambi i piloti. Potremmo vedere una Mercedes che vince più di una sola gara, ma con punti divisi fra i due piloti, perché ragazzi, diciamocelo chiaramente, Hamilton non penso torni quello di 2-3 anni fa, non penso, anche per ragioni anagrafiche. Hamilton resta un grandissimo, tutto quello che volete, ma è chiaro che il declino è cominciato da dopo Abu Dhabi 2021, il declino è cominciato anche per lui, come per tutti i grandi campioni.
lo stesso Senna prima di Imola era in declino, diciamolo, era in declino Senna, si era visto nelle prime gare. Russell dopo quella vittoria sarà prepotentemente in rampa di lancio, naturalmente vorrà optare, migliorare, vorrà mettere il cappello sulle preferenze della sua scuderia. E boh, quindi quest'anno è ancora grande favorito Verstappen, perché è l'unica, l'unica certezza che abbiamo. Spero soltanto, come ho detto a inizio video, spero soltanto che almeno il mondiale sia più combattuto. Verstappen, Leclerc, Russell, Hamilton, spero che sia un po' più combattuta la storia, perché 24 Gran Premi come l'anno scorso, cioè tu praticamente a 7 gare dalla fine il mondiale è già deciso, e se non è deciso poco ci manca. Quindi apprestiamoci a vivere un 2023. Dovevo parlare anche di Juventus, ma vabbè, ne parlerò in un altro video, ne parlerò. E vabbè raga, buon anno a tutti, buon anno ferraristi, non scordo il nostro principale sport, non lo scordo, perché i motori sono la principale ragione del mio canale, sono il, come si dice, il benchmark, non lo so come cazzo si dice in economia, il top brand, non lo so, del mio canale, perché è quello che mi ha fatto crescere il canale, io non lo dimentico, anche se sta crescendo anche dal punto di vista calcistico, ma qui è molto difficile perché è molto inflazionato YouTube sul calcio. Vabbè, buon anno a tutti ferraristi, iscrivetevi al canale, e a chi mi ha sempre chiesto in questi mesi di seguire la MotoGP, ragazzi, io vorrei tanto, ma io purtroppo ho una vita lavorativa. Se un domani riuscissi a raggiungere i 100.000 iscritti come qualcuno, in modo tale da poterci campare, perché no? Perché no? Vuol dire che passerò le mie giornate dalla mattina alla sera a guardare sport, non diventerà più un hobby, ma diventerà a tutti gli effetti un lavoro. Mi aprirò una partita IVA, mi pagherò i contributi, forse starò anche meglio economicamente, non lo so, perché già adesso raga, con questi piccolissimi discordi, a qualche spesa facciamo fronte, e non posso fare altro che ringraziarvi. Per tutto il resto iscrivetevi al canale e diffondete il verbo, ok? Like alla campanella in tema, in modo tale che da essere avvisati ogni qualvolta c'è il mio contenuto. E a proposito di calcio, non dico nulla, ma c'è qualche piccola possibilità che a breve ci siano delle novità importanti. Vediamo, non lo so, non lo so, è difficile, però ragazzi, basta crederci. A dopo.